Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video recensione. In questo video vi parlerò di 5 prodotti, diciamo un po' misti, da make up a capelli, pulizia del viso e profumi. Giù nell'info box ovviamente trovate la lista dei prodotti che vi sto per recensire. Non so come saranno le luci in questo video perché ho cambiato la luce della lampada bianca che avevo qui, che mi dà la luce diciamo in viso. Per contrastare il fatto che è un pochino più giallognola, ho acceso alle mie spalle quella più bianca che ho a disposizione, quindi spero di riuscire ad avere un aspetto non troppo falsato, diciamo così. Allora, primo prodotto di cui voglio parlare è un prodotto di make up, è questo mascara base coat della Essence, si chiama Volume Booster Lash Primer Super Volume, Super Volume with Super Fruits. Si sono cancellate un po' di etichettine qua e là che non sono perfettissime. Comunque è un primer per le ciglia che fa l'effetto volume con olio acai, burro di mango e vitamina E. È un semplice primer da 7.5 ml, è un mascara, dovrebbe essere bianco ma lo scovino si è un po' sporcato, ovviamente andandolo a mettere sulle ciglia dove applico ad esempio tante volte già la linea di mascara o la linea, non di mascara, la linea di eyeliner oppure ho uno smokey eccetera, inevitabilmente un pochino il prodotto si va a sporcare, ma questo non inficia ovviamente l'utilizzo. Non so se si riescono a notare i dentini come sono fatti, lo scovolino è un po' a clessidra, è più stretto al centro, un po' più largo sui lati e c'ha un sacco di dentini così che spuntano. Questo tipo di applicatore aiuta non tantissimo a prendere le ciglina un po' più piccole, io non lo metto mai sotto perché vorrei evitare l'effetto ombra che mi ingrigisca l'occhiaia che già c'è, comunque io non copro alla perfezione perché non mi interessa, preferisco avere meno mascherone per quanto riguarda le occhiaie, non tipo le righine oppure un effetto troppo finto. In ogni caso stiamo parlando di un mascara volumizzante. Allora, è un prodotto che mi piace tantissimo, volumizza tantissimo le ciglia perché comunque il prodotto più o meno lo riesce a distribuire su tutte le ciglia, come ho detto un po' di difficoltà agli esterni, però prendendo un pochino la mano il prodotto lo riesce a mettere su tutte le ciglia. Io di norma lo lascio asciugare più o meno 30 secondi, massimo un minutino. Il prodotto risulta ancora bianchiccio sulle ciglia, però poi andando a lavorare con i secondi, terzi e quarti mascara non si vede più ormai il bianco. Ha un buonissimo profumo di frutti freschi, non so se sia l'olio di mango, il burro di mango, me lo sono dato sotto al naso, però ha un buon profumo di frutta fresca e mi sta piacendo molto. Questo prodotto l'avevo visto recensito da Lolla ed ero super curiosa di provarlo, lei si era trovata benissimo e anche io mi sono trovata in modo molto 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 eccellente. Prodotto per la pulizia del viso è una saponetta, ve la faccio vedere all'interno del suo sediolino dove si trova di solito nel mio bagno. È una saponetta che ho acquistato a Ischia, ho ancora la confezione dove era incartata. La marca è Creme Cava Scura di Ischia, è un sapone al fango termale. Quando ho acquistato un profumo di sapore di pulito e un retrogusto di acqua termale ischitana che è perfetto, mi ricordo ogni volta che mi lavo il viso quei 4 giorni passati in vacanza a Ischia dove sono stata la donna più rilassata del mondo, non avevo neanche un pensiero per la testa, in quell'acqua calda con questo profumo, un paradiso terrestre praticamente. Comunque stavo dicendo, quando ho acquistato questo prodotto c'erano diversi ovviamente tipologie, chiedo scusa per il telefono, tipologie di saponi. Io ho preso quello là meno aggressivo perché ovviamente c'erano vari step per pelli grasse, impure, miste, sensibili eccetera, io ho preso diciamo la via di mezzo, il più neutrale
più neutro che c'era a disposizione. Se dovessi tornare indietro, probabilmente li prenderei tutti quanti perché mi sono trovata benissimo. Lo utilizzo 2 volte al giorno, la mattina e ovviamente la sera. Non mi ci strucco, ma ovviamente faccio la mia pulizia del viso. Bagno il viso, bagno le mani, passo un paio di volte tra le mani e si crea una schiumetta bianca molto delicata che si distribuisce molto bene sul viso. Di tanto in tanto, se vedo che non ho struccato bene le ciglia, lo passo anche tra le ciglia, brucia leggermente gli occhi, ma non si esce con gli occhi appestati. Sento veramente la pelle molto pulita. In questo periodo ho un po' di schifo in faccia, ma è dovuto al mio lavoro. Purtroppo, lavorando in un call center, i computer non sono pulitissimi, cioè non è il tuo computer di casa che lo tieni disinfettato, eccetera. Tante volte quando lavoro non ci penso, non ci vado, metto le mani in faccia, le mani sono sporche, puntualmente mi ritrovo di tanto in tanto con dei buboni. Ora, per esempio, ne ho uno qui e uno da quest'altro lato, gli altri stanno passando, ma non è sicuramente causa di questo prodotto, quanto della mia poca abitudine a stare concentrata a non mettermi le mani in faccia. Di per sé il sapone è perfetto, non tira la pelle, non la rende secca, anzi io la sento leggermente idratata e pulita, è bellissimo. Prodotto per capelli, una Simil Tangle Tease. Questa è la The Tang Spazzola Sciogli Nudo. Allora, io l'ho comprata in colorazione blu, c'erano diverse colorazioni, avrei preferito la fucsia, ma non c'era a disposizione quando ho comprato questa spazzola. È una spazzola sciogli nudo dal design Giove dai colori brillanti. È una spazzola da sfruttare in ogni esigenza. Al mare districa anche capelli annodati, più annodati. A casa è l'ideale per pettinare le tue extension e i capelli di tua figlia. Comunque è sulla falsa riga del Tangle Teaser, quindi quel tipo di spazzole che hanno denti più alte e più basse per evitare di strappare il capello. Sul mio tipo di capello, io lo utilizzo prevalentemente sul capello bagnato, anzi l'ho usato stamattina, la spazzola è ancora bagnata perché l'ho ritirata ora dalla doccia. Lo utilizzo sul capello bagnato, dopo che ho messo il balsamo, maschera, eccetera, vado a pettinare, non mi tira i capelli, ma ho un po' di difficoltà in questa zona qua, perché non avendo tanto volume, i dentini entrano ovviamente soltanto quelli più alti, quelli più bassi non mi riescono a pettinare, quindi devo sforzare di alzare il capello in questa zona e andare a pettinare sotto, altrimenti rimango tutta annodata qua e ovviamente poi si crea un super rasta che non è il caso di portare in giro. Poi la utilizzo ancora a capelli bagnati prima di passare alla fornatura, quindi do un'altra spazzolata uscita dalla doccia. E basta, non mi è capito. Vabbè, ogni tanto così a capello asciutto, però non. Diciamo che il suo meglio lo dà con capelli bagnati. Da quando utilizzo questo prodotto, insieme a tutta una cura che ho fatto di integratori alimentari, io il capello lo sento, lo vedo molto più forte e molto più resistente. Sono molto soddisfatta di quello che sto facendo ai miei capelli, quindi mi sta piacendo tanto. La vorrei regalare anche a mia sorella perché ha un modo barbarico di pettinarsi i capelli, fa su, su, su e li rovina. Quindi appena la trovo che ritorno in questa profumeria gliela compro. Ok, ancora un prodotto per capelli è uno shampoo dei provenzali, uno shampoo erboristico vegetale al miele e camomilla arricchito di pantenolo, extra dolce capelli chiari. Specificatamente pensato per i capelli chiari, deterge delicatamente senza aggredire cute e capelli. I principi erboristici di camomilla e miele, noti in natura per la loro capacità calmanti e benefiche, in aggiunta al pantenolo, conferiscono al prodotto un effetto addolcente e ammorbidente. È un prodotto erboristico, pH fisiologico, con materie prime di origine vegetale, non addensato con sale, quindi dovrebbe essere ottimo anche per chi utilizza l'extension, se non erro, perché il sale dovrebbe sciogliere, la colla, se non sbaglio.
Poi per scelta, vedi, i nostri cosmetici non hanno SLS, parabeni, eccetera, controllo salute e natura, testato per i metalli pesanti. Ok, conosciamo i prodotti dei provenzali, quindi non sono testati sugli animali, prodotti, energia sostenibile, non mi veniva il termine, è un made in Italy. Il flaccone è tutta plastica ecologica, quindi riciclata al 100% e sono 220 ml. È un prodotto dal profumo di fiorellini in un campo. Io ho una predilezione per gli shampoo alla camomilla, non tanto perché schiariscono, eccetera, ma il profumo che ti lasciano quando ti fai lo shampoo ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Il mio preferito è sempre quello della Schultz, seguito, utilizzo spesso quello dell'erboristico, però anche questo mi ha stupito piacevolmente. Ha un po' di difficoltà a pulire perfettamente la cute se il capello è molto sporco. Intendo molto sporco quando, e mi è capitato, è un capello con due allenamenti su e quindi almeno 4-5 giorni senza fare lo shampoo. Facciamo l'esempio. Martedì mattina faccio lo shampoo perché non posso resistere, però martedì sera faccio allenamento per evitare di rilavarmi il martedì sera in palestra. Il giorno dopo un codino, una coda, uno chignon e quindi sto il mercoledì senza lavarmi i capelli. Il giovedì vorrei evitare perché poi il giovedì sera io faccio allenamento, quindi non lavo i capelli. Ma può capitare che non li lavo neanche giovedì sera e li vado poi a lavare tipo il venerdì sera, venerdì pomeriggio se ho difficoltà per orari lavorativi. In queste situazioni qua purtroppo questo shampoo non riesce a pulire perfettamente né i capelli né la cuta neanche alla terza passata. Quindi lo sto alternando ad altri shampoo un pochino tra virgolette più aggressivi, più pulenti, perché questo non ce lo fa, dovrei buttare su tutto il contenitore per poter lavare i capelli, quindi lo lascio leggermente da parte. Però un capello relativamente sporco, un allenamento, 3 giorni, eccetera, perfettamente, 2 passate e il capello è pulito. L'ho fatto stamattina lo shampoo, ho ancora un bel po' di volume anche se i miei capelli non prevedono volume e anche grazie a questo shampoo. Ultimo prodotto è un campioncino di profumo. Io normalmente non utilizzo profumi perché sono un pochino allergica. Mi fu dato il campioncino di Guerlain Les Petites Robes Noires, 2 campioncini e mi sono trovata veramente bene. Ora sto usando il Mer Guerlain anche in piccolo campioncino, ma sono veramente. Questo profumo è bellissimo, questo è l'eau de toilette, ho provato il campioncino, dura tantissimo, di solito ovviamente l'eau de toilette è un attimino meno resistente rispetto a un eau de parfum, ma dura tantissimo. Poi è troppo carina, mi piacerebbe comprare veramente una dei flacconi, ora non so che ci sono diverse versioni, io non me ne intendo, quindi ho provato il campioncino, mi è piaciuto molto 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 e mi piacerebbe averlo a un leggero costo. Giù nell'info box vi lascio la pagina del sito di Guerlain di questo tipo di profumo, dove ovviamente c'è la descrizione del prodotto, la fragranza, eccetera. L'unica nota che volevo segnalarvi sono le note di testa, cuore e non mi ricordo il terzo quale sia. Un attimo solo. Allora. Ok, come primo senso effettivamente si sente molto, c'è un bouquet di rose, gelsomino, fiori d'arancio, ricorda veramente il bouquet di una sposa. Come secondo tratto significativo troviamo, inizia a entrare, qua dice entra in scena la ciliegia, ma ok, si sente questo profumo un pochino più di frutti, quindi si legge la ciliegia che io la sento, la mela non la sento e il ribes nero credo di averlo sentito.
perché ha un nella seconda parte della sua vita è molto più verde come profumo, quindi non sa più di fiorellini quanto sa più di note di frutti. Ecco, e infine ambra bianca, lasciamo perdere perché non so che cosa voglia dire, e muschio bianco, quindi un'aura più sensuale e avvolgente. In ogni caso, un naso relativamente poco sfruttato per i profumi riesce bene a sentire le prime note, al massimo le seconde se capita dopo un'ora di risniffarsi, alle terze non ci arrivo mai, non sono un'appassionata di profumi, quindi non li so neanche, non so neanche godermeli. In ogni caso, giù nell'info box vi lascio il link alla pagina proprio di Guerlain. Ok, per questo video le recensioni finiscono qua. Io vi ricordo che se ti è piaciuto ti ricordo che se ti è piaciuto questo video di mettermi un pollice in su. Se ti piacciono i miei video, di iscriverti al canale così non ne perderai mai più uno. E se ti va, puoi attivare anche la campanella per rimanere aggiornato sulle prossime uscite dei nuovi video. Io nel frattempo ti mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!